Parla, come sta? Compatibilmente Diciamo bene. con? Compatibilmente con e preoccupato quando vedo determinati spettacoli come quello che mi avete appena fatto vedere, non soltanto per la tristezza della cosa in sé, quanto anche perché quello è esattamente quello che non deve accadere in termini di affollamento di persone e di rischi di ripresa eventuale di un'infezione su quella base. È un dato di fatto, a questo punto ci si mette anche il virus contro le manifestazioni popolari, però ricordiamoci che il virus c'è, non si vede Certo. ed è un pericolo che è assolutamente presente in una situazione come questa. Sì, io che sto qua a raccontare tutti i giorni, professore, siamo passate attraverso giornate durissime, poi non devo spiegarlo a lei e a voi, però insomma io pure vedo quelle immagini e mi sento male, cioè vorrei poterle allontanare con le mani, però lo avete sentito, c'è una tale rabbia e poi forse, professore. Alcune notizie che sono arrivate negli ultimi giorni, penso anche allo zero morti di Milano, no? Forse ci hanno fatto credere in qualche maniera, ci hanno rassicurato al punto tale da pensare ormai il virus è una cosa che ci siamo messi dietro le spalle. Che dice? Che lo zero morti di un giorno cambia il giorno dopo, semplicemente perché un solo 34 giorno il lunedì. durante un weekend può determinare un ritardo di notifica. Questo non vuol dire che l'epidemia abbia perso mordente, la prima grande epidemia, quella della prima fase, quella che è stata bloccata. Chiudendoci tutti in casa, voglio dire, no? Ecco, lì la cosa è stata fermata. È stata fermata, ma anche questo non basta, non è bastato a cancellare del tutto il virus, che comunque è stato chiuso in casa con le persone che in casa si sono messe con il Certo. virus addosso. E questo è il rischio della riapertura, un rischio che fino adesso non si è concretizzato in una situazione reale di pericolo, non si è concretizzato, o meglio, che non si è concretizzato ancora in nuovi casi I nuovi generati focolai, dopo lei dice. l'apertura, o almeno così non sembra. Però le situazioni di pericolo si stanno, come dire, accumulando, come tutti quanti vediamo. Cioè le varie immagini che abbiamo visto.